Buongiorno a tutti, iniziamo. Calicchia, Roma TV. Beh, devo dire che stanno crescendo tantissimo anche negli automatismi, in quello che ricerchiamo nelle due fasi, ma è ovvio che devono ancora migliorare tantissimo tanti aspetti per poter poi diventare un pochino più bravi a proteggere anche la nostra linea difensiva. E per quello dobbiamo ancora lavorare ancora tanto, anche se sto vedendo una buona crescita da parte di tutti. Paesano, Roma Radio. Buongiorno mister. Il Cagliari, la seconda squadra in Serie A per gol segnati di testa. 5 su 6 è segnati Pavoletti. La Roma però è la seconda, la prima squadra in Serie A per quelli ai vinti, percentuale per i vinti. Mi chiedo, si aspetta una partita molto fisica? Beh, io partite non fisiche non le ho mai viste, nel senso che bene o male contro squadre di alto livello la fisicità come l'aspetto tecnico fanno la differenza, per quello sarà sicuramente una partita fisica con dei giocatori, specialmente Pavoletti davanti, che io conosco benissimo, che ho allenato per 2 anni e so che ha grandi qualità di testa, specialmente in terzo tempo è molto bravo. Su questo noi dovremmo stare molto attenti, è la loro qualità migliore, sia sui calci piazzati ma anche sulle palle laterali. Mangiante, Sky Sport. Ma secondo me dobbiamo ancora migliorare in tante cose, anche nelle scelte finali, in quello che facciamo, però non puoi pretendere tutte subito, come ognuno di noi vorrebbe. Devo dire che dobbiamo essere un pochino più bravi, come ho detto prima, a proteggere la linea difensiva, anche con i centrocampisti, la capacità di dare meno possibilità agli avversari di arrivare anche alla conclusione, e questo la dobbiamo ancora migliorare. Stiamo lavorando in questo senso e vorrei che questa squadra migliorasse prima di tutto questo aspetto. Credo che l'aspetto, l'ho sottolineato anche prima dell'ultima partita con l'Inter, che parlavamo di fase offensiva, che non facciamo gol. Noi il gol, meno male, o certe situazioni le riusciamo a creare. Quello che dobbiamo essere bravi è a concedere meno cose possibili o azioni possibili offensive agli avversari. E in questo dobbiamo lavorare più da squadra ancora. Ma domani è più difficile, però in futuro, anche durante la partita, sì. Domani Florenzi giocherà da terzino. Ma per quanto invece riguarda Fazio, è totalmente recuperato. Il problema che abbiamo, che adesso sono passato anche al Divino Amore prima di passare in conferenza, perché Manolas ha avuto un colpo durante la partitella, per quello ad oggi il suo utilizzo è di possibilità al 50%. Avrà sicuramente il ritiro, ma valuteremo tra oggi e domani la fattibilità, perché ha preso un brutto colpo su una gamba, gli si è gonfiata, quasi non cammina. Però la speranza quando succede questo è che possa recuperare in tempi brevi. Ce l'auguriamo, anche perché al di là che siamo non su un altro, abbiamo bisogno di calciatori, visto che siamo in pochi. Prego. Matera, Sport Italia. Minutaggio sì, forse anche più Pastore rispetto a Perotti, perché ha avuto maggiore continuità negli allenamenti, però sicuramente nessuno dei due giocherà dall'inizio. Pastore, romanista. C'è un po' che parlare di stadio della formazione, perché meno uno. Sì. Beh, l'unica è mettersi con un difensore in più, questo sicuramente sì, e nello stesso tempo vorrei lavorare un pochino di più anche con Riccardi, che è sempre un ragazzo di ottima prospettiva,
è stato in nazionale fino a ieri ed è tornato oggi. Perché tutto quello che a volte vorresti provare si lega anche a altre situazioni che non ti aiutano. Devo dire che è un ragazzo che teniamo in considerazione, però riparliamo sempre di un 2001, di un altro esordiente che poi a Roma riusciamo sia a esaltare, come abbiamo fatto con Zaniolo, che è diventato il fenomeno dell'anno, o magari a buttarlo giù un attimo. In questo noi dobbiamo essere bravi ad avere un grandissimo equilibrio. Per quello tantissime soluzioni non ne ho, però sto vagliando tante cose che ci potrebbero magari aiutare durante questo periodo. Però secondo me la cosa migliore è una bella preghiera fatta bene in cui ci rimettiamo un pochino a posto prima, che questo ci potrebbe aiutare. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister, proprio alla luce a questo punto delle condizioni di Manolas, insomma, Passo è appena rientrato, Cigesu, sì, mi devo chiedere un'altra cosa, Marcano come è stato? Non l'abbiamo veramente più visto. No, devo dire che si è allenato non bene, benissimo, potrebbe essere anche domani, sto valutando il fatto che possa anche giocare dall'inizio, per quello avendo anche più scelta dietro in questo momento rispetto ad altri ruoli, valutando anche come sta Manolas, in base a quello valuterò anche chi giocherà tra i due centrali. Gli unici dubbi sinceri li ho principalmente lì. Prego. D'Ubaldo, il Corriere dello Sport. Guardo gli infortuni, tu dici una preghiera, quest'anno avete fatto finora 20 infortuni muscolari, lo scorso anno pure erano abbastanza, sono cambiati i preparatori alla Roma, ma tu hai individuato un motivo, c'è qualcosa da correggere da questo punto di vista oppure soltanto appunto andare a riunione questa qui? No, ci mettiamoci un po' tutto, no? Diamo una percentuale a tutto, anche magari ad errori umani che esistono, di scelte fatte. Prendiamo Pellegrini, che il desiderio del ragazzo di voler recuperare, il mio desiderio di averlo a disposizione e anche da parte di tutti quanti gli altri di poterlo mettere a disposizione, è stato fatto un percorso che lo potesse riportare dentro il prima possibile per la partita di Cagliari. È accaduto un imprevisto e fa parte anche del nostro gioco, perché si gioca a volte un po' sul filo del rasoio, un pochino al limite, in un momento in cui abbiamo bisogno di recuperare i calciatori. E a volte essere un pochino frettolosi si può incappare in questi rischi. Ad oggi quello che dobbiamo essere bravi è a non correre più rischi possibile, però ragazzi, c'è la necessità di recuperare i giocatori perché abbiamo tantissime partite una dietro l'altra importanti, specialmente in questo periodo, e potercele giocare con tutti i calciatori per me sarebbe il massimo. Divino amore, perché se ogni volta che uno piglia una botta, piglia una caviglia, una storta o una ricaduta, si rifà male sempre nello stesso punto, qualcosina ti fa pensare, ma è per fare una battuta e per sdrammatizzare anche il momento. Io non mi leggo mai a queste cose, assolutamente. Chi è andato? Ma hanno fatto una capatina da quello che so io, poi io non faccio il dottore, nel senso quello che hanno fatto di preciso tecnicamente non ve lo saprei nemmeno spiegare, però è ovvio che facciamo tutto questo per cercare di farli recuperare il prima possibile, di cercare di trovare delle situazioni alternative per poter migliorare questo aspetto, perché c'è la voglia di fare un qualcosa per rimediare a tutti questi infortuni o anche a degli errori commessi precedentemente, per quello nessuno si deve tirar fuori da questo, assolutamente, da parte di tutti, perché lo siamo responsabili in questo senso, come lo sono i ragazzi tante volte, che devono avere maggiore attenzione in quello che fanno. Trinca, Teleradio Stereo. Rimpianti ce ne potrebbero essere mille, però poi diventano, se dovessi dire delle cose mi sto attaccando a un qualcosa o crearmi degli alibi, io non me li voglio creare, me le voglio pigliare tutte in tutto quello che devi prendere, però obiettivamente ci sono stati tanti errori nei nostri confronti. Quello che dispiace è che si è parlato tanto della disponibilità del VAR e della possibilità di poter utilizzare un qualcosa che ti aiuti, perché non farsi aiutare? Questo è il rammarico più grande. E poi ci sono delle cose così evidenti che almeno riguardarsele con un minimo di attenzione, visto che il primo responsabile poi alla fine diventa l'arbitro,
lo si può fare con continuità. Sono state dette tante cose con parole forti o meno forti, però il concetto è sempre lo stesso. Si chiede scusa, però poi alla fine chi ci rimette a volte sono gli allenatori, a volte sono le partite, a volte sono tante altre cose, e questo dispiace perché uno potrebbe evitare determinati errori. Mi auguro che d'ora in poi ne accadano meno possibile, specialmente nei nostri confronti. Carboni, Centro Sono Sport. Mister, abbiamo parlato tante volte di lavoro sulla componente mentale e psicologica della squadra, anche prima di lui. Abbiamo detto che in Champions si tirano fuori motivazioni superiori perché la Champions League deve tirare fuori. Nel big match contro l'Inter lo stesso, nel secondo tempo la squadra è cresciuta, può essere il nuovo banco di prova a partire contro il Cagliari, che magari sulla carta della Roma favorita. Io banchi di prova li vedo tutti i giorni, perché per me oggi c'è Cagliari, ma mercoledì c'è Plzen, che tutti possono pensare, noi dobbiamo fare le partite sempre in un certo modo, dare continuità di risultati, e Cagliari è l'opportunità per dimostrare che abbiamo fatto il salto mentale, quello auspicato e che ci è mancato in tante altre partite, perché se io guardo anche la Champions abbiamo perso alla fine col Real, ma il primo tempo è stato anche entusiasmante da parte della squadra, alla prima difficoltà siamo ricrollati nelle nostre difficoltà. Con l'Inter invece abbiamo avuto da questo punto di vista una grande reazione mentale e di questo io sono molto contento, però certe partite poi sì, reazione mentale, ma si devono andare a chiudere, si deve concedere meno, ci sono anche tanti altri aspetti che vanno curati, anche se dico che all'interno della partita con l'Inter ho visto tante cose fatte bene. Ultima, De Angelis, Rete Sport. Buongiorno mister. Ciao. Nella partita con l'Inter, il secondo gol, quello di Cardi salta praticamente da solo, colpisce di testa e fa gol. Lì è stato un errore individuale, un errore di posizionamento o di atteggiamento della squadra? Lo chiedo perché, visto che poi si va ad affrontare un centravanti come Favoletti, lo stesso pericoloso di testa, magari può essere un problema da attenzionare. No, no, 100% sicuramente. Noi di solito ci mettiamo a zona, perché lo marchiamo nella propria zona. In questo calcio d'angolo abbiamo sbagliato il posizionamento, specialmente dei centrali che devono essere più bravi ad andare a staccare in terzo tempo. Se voi andate a vedere quella, ci sono degli elementi particolari, abbiamo staccato con un calciatore, in questo caso Costa Spanolassi, con due piedi. Invece la forza di quando si va ad impattare con la palla, specialmente con chi arriva in terzo tempo, è quella di staccare con un piede solo. E noi eravamo posizionati male in partenza, questo lo sappiamo, abbiamo rivalutato questo errore e cercheremo di non commetterli più. Però come abbiamo detto prima, si difende a zona, se si prende gol magari si dice si marca uomo ed è successo a noi contro la Juventus, se vi ricordate l'anno scorso abbiamo perso la partita 1-0 sul calcio d'angolo marcando a uomo. Per quello è una questione di attenzione, questo sì, e di posizionamento corretto vedendo sempre dove si mette il proprio avversario. È un'analisi un po' sofisticata specialmente su questo gol, dove c'è un errore nostro principalmente, ma anche le qualità di un giocatore straordinario, perché ha una capacità di arrivare in terzo tempo e di staccare e di attaccare la porta come pochi. Grazie. Prego.